Grottaferrata diventa città del libro, lo ha annunciato il sindaco Gabriele Mori nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta al Teatro Eliseo di Roma. L'iniziativa nasce da un'idea del maestro Maurizio Scaparro ed è patrocinata dalla provincia di Roma. Abbiamo sentito i protagonisti. Abbiamo pensato a questa festa che oggi abbiamo presentato, presenteremo il 7, l'8, il 9, il 10 a Grottaferrata con grandi autori, prime nazionali, cioè faremo di Grottaferrata un palcoscenico nazionale con presenze obiettivamente nazionali e forse anche sovranazionali. Credo che la cultura, il libro, quello che c'è dentro, gli attori, gli autori, lo spettacolo complessivamente sia un modo di essere legati alle proprie radici ma di guardare il nostro futuro. Noi vorremmo essere seme di questa capacità del libro di farci sognare una vita diversa da quella che abbiamo. Grottaferrata in questi giorni diventa questo e poi faremo la fiera del libro a Grottaferrata il 9 fino al 17 aprile. Le idee nascono se ci sono delle ragioni perché nascono, non nascono così. Nasce così per l'amicizia con Mori e perché mi ha fatto scoprire di nuovo Grottaferrata che conoscevo solo marginalmente. Nasce così perché il libro è indispensabile per chi fa teatro, perché dalle pagine esce il personaggio e dal personaggio si diventa attori. E nasce anche perché penso che oggi sia un momento in cui, sopravvivendo alla mancanza del dolce stil nuovo, si può incominciare ad avere più pensieri, più fantasie, più sogni, leggendo, fin dai bambini e anche noi non smettere mai di leggere. E il libro è, per tante ragioni che il sindaco sa, una dei protagonisti storici della città di Grottaferrata, quindi è per questa che è nata l'idea. Beh, un commento sul sindaco, innanzitutto avete visto che cosa avviene, è stato eletto poco tempo fa e ha già dato subito una sterzata a gomito, cioè è come aver, come dire, superato la boa e dare proprio un passaggio di tornante molto evidente, cosa che nessuno ha mai fatto in precedenza. Io vivo a Grottaferrata dal 75, fatto in pol computo degli anni, e quindi questo è il primo sindaco che, come si è insediato, ha lanciato un segnale molto forte che inizia proprio con questa manifestazione qui, che vuole essere una manifestazione di respiro nazionale. Quindi ovviamente bilancio positivo. Il bilancio, dire positivo, direi forse poco, più che positivo. È un eufemismo. È un eufemismo, sì, direi più che positivo. Ma io quello che vi posso dire è che il programma è un po' promosso, credo, abbastanza bene, attraverso le brochure, i manifesti, eccetera. Ci sono tanti appuntamenti che iniziano dai laboratori per i bambini la mattina nella biblioteca comunale e poi dalle 18 in poi invece si accende la luce nella piazza Cavour, nel corso e nel piazzale della Abbazia di San Nilo, con tanti appuntamenti, presentazioni di libri, c'è Salvatore Marino che fa tre appuntamenti il 7, l'8 e il 9, Simona Marchini, Marco Bagliani, Catherine Spack, gli Avion Travel che invece animano il grosso palco che abbiamo allestito nel piazzale dell'Abbazia il 7, 9 e il 10, abbiamo le mostre, Visconti al Sud che sarà accessibile agli spettatori dalle 12 in poi, sempre nei giorni della manifestazione, il 10 poi sostituiamo o disallestiamo Visconti al Sud e allestiamo invece questa mostra molto bella di Mauro Biani sulle canzoni di De André, fatta il 10 proprio perché il 10 abbiamo gli Avion Travel, infatti chiederò a Peppe Servillo di fare un omaggio a De André, essendoci la mostra. La cosa fondamentale che secondo me va detta, ed è un grosso sforzo questo del Comune, è che tutti gli avvenimenti sono gratis, sono gratuiti, cioè sono spettacoli, gli spettacoli nell'abbazia, nel piazzale dell'abbazia sono gratuiti su presentazione di un invito, di un biglietto che si può ritirare al Comune.